Ben ritrovati amici di Weekend Dance, siamo ritornati da Assofram, centro di formazione professionale, unica sede a Casoria, e con noi il presidente di Assofram, il dottor Raffaele Pagano. Ben ritrovato su Weekend Dance. Buongiorno Dino e un saluto ai telespettatori di Weekend Dance. Presidente, chi è Assofram? Assofram è una storica scuola di formazione professionale presente sul territorio regionale della Campania, con corsi di formazione validi a livello nazionale ed europeo. Presidente, sono tantissimi i corsi professionali che offre Assofram anche per un futuro sbocco occupazionale per i giovani, e sono vari step che andremo ad affrontare questa mattina, come l'area estetica. Beh, veramente sono tanti i corsi che Assofram propone. Estetica sicuramente è un'area importantissima per noi, perché diamo veramente grande cura a questo settore. Sono tanti i corsi che suggeriamo in questo ambito, sicuramente corsi di estetista, corsi di acconciatore, ma soprattutto corsi di tatuaggio e piercing, corsi di esperto massaggio del benessere e corsi di truccatore e visagista. Perché suggerire l'area estetica e come vengono concretizzati i corsi del settore estetico? Beh, sicuramente oggi l'utenza in genere dà veramente grande importanza al settore dell'estetica in genere. Vediamo che proprio in tempi di crisi l'utenza investe tantissimo in quello che vuole essere il benessere, ed ecco che a questo punto c'è un proliferare di centri estetici, di centri benessere, e quindi diventa inevitabile la formazione professionale. Presidente Pagano, in che modo l'allievo raggiunge la massima professionalità nel settore dell'estetica frequentando i corsi professionali da voi? Beh, fondamentalmente quasi tutti i nostri corsi, soprattutto quelli con attività pratica, prevedono appunto un momento di confronto diretto con le manualità. Quindi estetica, soprattutto area estetica, prevede sia per il corso di tatuaggio, sia per il corso di truccatore, sia per il corso di esperto del benessere, dei momenti pratici di laboratorio. Questo sicuramente è un primo step. Poi altri momenti interessanti sono quelli esterni, dove l'allievo sicuramente viene avvicinato al mondo del lavoro attraverso dei momenti di confronto con quelli che sono ad esempio il backstage dei film, quindi tocca con mano proprio le esperienze pratiche. Ovviamente la differenza che fa dei nostri corsi sono i docenti, e soprattutto nell'area del trucco noi ci avvaliamo di make-up di fama nazionale e internazionale, perché riteniamo che solo attraverso una buona didattica effettivamente l'allievo possa raggiungere un alto livello di professionalità. E non può non mancare la persona del trucco cinematografico e non solo del make-up, che rende ancora più belle tutte le donne. Ciro Flori, come stai? Salve, un saluto agli amici di Weekend Dance. Beh, oggi siamo praticamente in questa attività dove presentiamo i nostri corsi a chi arriva, a tutte gli interessati, insomma gli esperti del settore, tra benessere, estetica, massaggio, parrucchieri, e nel mio caso, insomma nella fattispecie, insomma presento il mio corso trucco, un corso trucco che permette alle persone di poter integrare alle loro nozioni che già hanno presenti nel loro bagaglio d'esperienza qualche novità. E innanzitutto quello che può essere l'esperienza cinematografica. Amici
amici di Weekend Dance, la linea da Nunzia Napolitano, che ha realizzato sempre per Assofram, centro di formazione professionale, un'intervista al grande Vittorio Sodano, make-up artist, candidato a 2 premi Oscar e vincitore di 2 David di Donatello. A te la linea, Nunzia. E siamo in compagnia di un grandissimo make-up artist che è Vittorio Sodano, anche grande designer. Benvenuto qui a Weekend Dance. Buonasera a voi, l'onore è mio, vi ringrazio di avermi chiamato, ringrazio Ciro, Florio, ho avuto la possibilità di conoscere Raffaele Pagano, una persona, un grande cervello, un grande manager a cui devo affidare il mio nome e ne vado fiero. Quest'oggi sei qui per presentare una nuova linea di cosmetici affiliata appunto a Ciro Florio Makeup Artist, e hai anche un altro compito importante da grande maestro. Poi naturalmente terrai dei corsi con il dottor Raffaele Pagano. Per noi è un grande onore avere delle eccellenze in Campania, nella nostra scuola. Veramente l'ossessione, la nostra ossessione è la qualità, l'alta qualità, e quindi non potevamo che proporre un livello formativo di alta professionalità senza un make-up designer come Vittorio Sodano, che aggiunge le sue grandi esperienze, le sue grandi professionalità a Ciro Florio, che già fino ad oggi ha raggiunto un livello veramente entusiasmante e di grande successo da noi. To change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Chewing on a piece of grass, walking down the road, tell me how long you're gonna stay here, Joe. Siamo cambiati di abito per una motivazione importante. Formazione professionale significa anche dare sbocchi occupazionali ai giovani, e Assofram è vicina sempre ai giovani perché loro sono inclini verso occupazioni in enti pubblici, negli uffici, e si dimentica spesso e volentieri del lavoro artigianale. Beh, complimenti Dino, sei veramente, ti dona benissimo questa tuta, forse un lavoro futuro assicurato. Beh sì, abbiamo vestito l'abito artigiano perché oggi il giovane pensa che il futuro occupazionale è solo la libera professione, è solo un lavoro dipendente in un'azienda magari di tipo pubblico, dimenticando che in realtà oggi uno dei lavori che forse viene praticamente dimenticato, ma che in realtà dà grandi sbocchi occupazionali, è proprio l'artigianato. L'artigianato, poi intendiamo tantissime categorie, dall'elettricista, dal termoidraulico, meccanico, carrozziere, gommista. Noi abbiamo continuamente richieste da parte di agenzie di lavoro temporaneo che chiedono proprio del personale specializzato in materia, perché in realtà mancano. Ricordiamo che i corsi sono autorizzati dalla Regione Campania, quelli di Assofram. E, direttore, quali benefici portano agli allievi, e se questi, una volta ottenuti il diploma, possono lavorare anche fuori regione? Beh, proprio questo è il significato di un corso regionale. Fondamentalmente il corso regionale, oltre a dare garanzia sulla qualità formativa, dà quel grande volano occupazionale. In sintesi, dà l'opportunità al giovane non solo di collocarsi o di fare richiesta di lavoro in Regione Campania, ma soprattutto in tutta Italia e ancora in tutta Europa. Cioè dà la possibilità veramente a 360 gradi al giovane di trovare collocazione dove e quando vuole, chiaramente formandosi in modo professionale e con alta qualità. Adesso ci ritroviamo nell'area informatica. Beh, quest'area sicuramente non è meno importante del settore estetico.
ricordiamo quanto oggi sono importanti le tecnologie. Noi chiaramente dagli storici corsi di operatore di computer, programmatore per l'elaborazione dei dati, proponiamo tantissime corsualità nuove, come ad esempio il corso di tecnico riparatore hardware, piuttosto che il corso di webmaster o web designer. Tutti corsi sicuramente importanti per uno sbocco occupazionale, in quanto anche in questi corsi toccano con mano l'esperienza pratica, quindi con attività di laboratorio, e sicuramente pronti ad acquisire quelle professionalità giuste per un mondo del lavoro sempre più tecnologico e sempre più evoluto. Presidente, vedo che trattate anche il settore sicurezza sul lavoro, che è molto importante. Beh, come giustamente hai osservato, è un settore non da meno degli altri, è un settore estremamente delicato, estremamente importante. Ci occupiamo di decreto sicurezza, quindi decreto 81, corsi per antincendio, corsi di pronto soccorso, corso di sicurezza nei cantieri edili, corso per conteggiatori, insomma veramente un settore molto molto ampio. È sicuramente importante acquisire le giuste professionalità in questo settore, perché si sente sempre parlare di più di morti bianche, incidenti sul luogo di lavoro, e quindi in questo senso è opportuno fare una formazione di qualità, una formazione veramente specifica in questo ambito. Vogliamo parlare anche dell'area socio-educativa? Un settore questo veramente delicato, veramente importante fare formazione. Parliamo dei corsi di animatore sociale, dei corsi di operatore dell'infanzia, dei corsi di operatore socio-assistenziale. È un'area veramente delicata, in quanto è l'utenza che si assiste, è un'utenza molto particolare, dove effettivamente dobbiamo esprimere il massimo delle professionalità. Lo ricordo per tutti i ragazzi che sono in visione in questo momento: unica sede a Casoria, e che tutti i corsi Assofram sono riconosciuti dalla Regione Campania. E beh, come hai avuto modo di ricordare, sono tutti corsi rigorosamente autorizzati dalla Regione, validi a livello nazionale ed europeo, e quindi validi anche per concorsi pubblici, perché è riconosciuto ai sensi della legge 845 del 78. Naturalmente, per ulteriori dettagli, www.assofram.it, oppure può chiamare lo 081 757 6637. Ma caro Presidente, c'è uno slogan che racchiude un po' tutta Assofram. Beh, noi diciamo: chi non lavora non fa formazione, o per essere ancora più succinti, il corso che vuoi lo trovi da noi. Weekend Dance, la TV degli eventi.